Paolo Frassine con un H di 2002 Sport, che è questo qua grigio, portalo pure qua sul palco, facciamogli un applauso, dai, cioè, tanto almeno sentiamo anche il rombo, visto che sono tutte molto saltate qua. No, non fare il burnout, se no riempi con le salamelle di polvere e poi non piacciono al pubblico. Allora dai, spiegaci velocemente la tua moto, che tutti possono vedere che è quella avanti. È un 1002 Sport del 2002, fatta da me, qualche aiuto, qualche amico, però va on me. Il filtro, il coprifiltro, un pentolino, per vedere, mi porta questa qua, un pezzo di un acciaio. Tu di professione non fai il meccanico? No, faccio sistemi. Si vede dal pentolino, dal pezzo della sdraio, come potete vedere, giustamente non si butta via niente, torna tutto utile nel prodotto A. Ma insomma, mi sembra una bella moto, sicuramente anche divertente. Ci hai fatto qualche perna già o... Non sono capace di andare in moto. Cazzo, non è capace andare in moto. Però farle mi sembra che sia ben riuscito. Dai, allora terzo premio che viene offerto da American Wheels e ti porti a casa un portapacco, no scusa, aspetta che qua c'ho 3000 fogli. Allora, un coperchio per quanto riguarda i fari, un faro e una visiera. Offerto allora da American Wheels di Brescia, da Dario, che è qui, ma là. E la valletta che consegna il premio. E poi però noi ci siamo dimenticati anche le targhe. Allora aspetta un attimo, cioè guarda qua, è il caldo, giustamente, tieni. Allora l'Oride ti offre poi anche una targa, però visto il caldo ci siamo anche dimenticati questa. Allora, mentre vanno a prendere la targa, dai, teniamo un attimo il pubblico impegnato. C'è Corrado di Rombo e Tuono che vuole pubblicizzare il suo evento, ma proprio una cosa, una cazzata, dal 3 o 4 ottobre, dove? Fagli raccontare. Allora, di dov'è il Rombo e Tuono? 3 o 4 ottobre Brescia, quando ha fatto il cupolino in vetroresina nel soggiorno, sua moglie. Ah, hai fatto il cupolino al soggiorno? Intanto. C'era un po' di polvere. Immagino tua moglie come era contenta. Non c'è più quello in alluminio, però ho detto. Ah, pensavo non c'era più la moglie. No, la moglie c'è ancora, è troppo brava. Ah, ok, beh, se ti fa fare i cupolini qui in soggiorno, non penso quante mogli facciano questo. E no, beh, insomma, la moto mi sembra carina. Poi tra l'altro è una delle moto che ha partecipato anche allo Sportster Run, giusto? Esatto, quello di Paolo Ghirindelli, il blog 2 Cilindri. E noi tra l'altro su questo numero di Lowride che troveranno in edicola tra qualche giorno, abbiamo fatto un reportage che eravate circa un centinaio di Sportster e vi siete fatti un bel giro, tra l'altro da queste parti. Siamo andati su fino a lì, abbiamo girato sotto l'acqua, ci siamo trovati tutti lo stesso, però ci va. Comunque per fanghiati, per...